Ciao, allora interrompo la pubblicazione di video per lo scrapbook e per farvi vedere come realizzo invece un fiorellino in pasta polimerica che mi serve per decorare dei lavori con il feltro e servendomi appunto questa decorazione ho deciso di farvi vedere come la faccio, anche perché può servire non solo come decorazione, quindi ad esempio io realizzerò dei bottoncini. Quindi non solo come bottoncini, ma anche come ciondoli, possono essere utilizzati come decorazioni sui vostri biglietti di auguri o anche sui segnalibro e cose così. Allora, io utilizzerò della pasta sintetica dorata, della pasta sintetica rosa perlato e poi per dare un po' di colore, di vivacità ai miei colori utilizzerò dei pigmenti, questo rosa e questo qui dorato. Allora, io ho già condizionato la mia pasta e faccio un rotolino. Circa mezzo centimetro, dal quale taglio due fettine di 3-4 mm di larghezza. Di queste due fettine, una sarà la base del mio fiorellino e l'altra invece sarà la parte centrale. Le modello a creare delle palline e poi una di queste la schiaccio sul piano di lavoro, semplicemente così. Questa parte non sarà visibile dal davanti della creazione, ma soltanto dal di dietro, quindi non è necessario che sia molto molto precisa. Con la pasta sintetica dorata invece faremo i petali. Ho tagliato un rotolino di 6-7 mm di spessore e adesso andiamo a tagliare i petali, cioè delle fettine uguali di circa 4 mm. 2, 3, 4 e 5. E adesso li vado a modellare. Allora, per prima cosa li riduciamo in palline. Dopodiché questa pallina andrà schiacciata ad una delle estremità a formare una goccia e poi schiacciata un po' sul piano e questa diciamo il petalo che ne viene fuori e proseguiamo in questo modo per tutti gli altri petali. Allora, questo è l'ultimo petalo, adesso prendendo la nostra base, con uno stuzzicadenti segniamo il centro e andiamo a posizionare i nostri petali con la punta rivolta verso il centro della base e schiacciamo un po'. Qualora si veda, come nel mio caso, la base sottostante,
possiamo decidere di tagliare l'eccesso. Adesso con uno stuzzicadenti andiamo a creare dei segnetti nei petali per dargli un po' di movimento. Tra l'altro ho cambiato le luci, le inquadrature, sperando di che si veda un po' meglio, ma non ne sono affatto convinta, quindi fatemi sapere cosa ne pensate. Ok, adesso con la pallina centrale la appiattiamo un po', forse un po' grande, ma no, voglio fare un po' più piccina. Ecco qua, la appiattisco e la vado appoggiare al centro del fiore, schiaccio un po' e con lo stecchino vado a creare dei buchini e delle imperfezioni sulla parte centrale. Adesso andiamo a stendere i pigmenti. E questo è il fiorellino finito. Adesso, se volete come me utilizzarlo come bottoncino, bisogna creare i buchi centrali. In questo modo, uno e due, e vanno anche un po' qui. Questa è la creazione finita, spero che vi sia piaciuto e ci vediamo alla prossima. Ciao!